Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Chiara Bardellotto, 23 anni e sono attualmente una studentessa del Master Bootelli in comunicare e vendere contenuti editoriali. Oggi sono qui con Davide Giansoldati che da più di 20 anni si occupa di web, e-commerce e social media e in particolare offre appunto consulenze specifiche a editori e librerie per aiutarli a elaborare proprio una strategia specifica in questo senso con Vigilai, la sua società di consulenza. Inoltre, conduce diversi corsi di formazione ed è attualmente docente presso i master di editoria dell'Università Cattolica. Oggi andremo soprattutto a parlare di come superare l'emergenza appunto attraverso tutte le piattaforme digitali, il web e soprattutto l'e-commerce. Quindi io direi di iniziare subito parlando appunto di uno dei temi un po' più caldi di questo periodo, quindi proprio l'e-commerce, che prima che si creasse questa necessità fondamentale appunto di crearsi una presenza online e veniva spesso demonizzato, soprattutto dalle realtà un po' più piccole. Quindi, appunto, come sviluppare una strategia efficace di e-commerce, soprattutto in questo periodo di emergenza, e anche perché secondo te era così demonizzato prima che si creasse una necessità concreta? Allora, diciamo che tutti in questo periodo hanno focalizzato l'attenzione sull'e-commerce proprio perché è l'unico strumento che avevamo tutti quanti, che tutti quanti noi avevamo a disposizione per fare acquisti. Nel momento in cui i negozi fisici sono stati costretti a chiudere, sono stati obbligati in alcune situazioni anche a chiudere, l'unica modalità che tutti quanti noi avevamo per poter ricevere merce a All'improvviso qualcosa che, come dici tu stessa, in una fase iniziale è stato un po' o demonizzato oppure pensato troppo come un prodotto solo per le grandi aziende, ha Esatto. invece mostrato un grande potenziale proprio nella quotidianità, proprio nel fatto che tutti possono utilizzarlo come utenti e stesso cappello, tutti possono utilizzarlo anche come fornitori. No? Noi stessi, come Digiline, abbiamo creato un semplice tool che permette, ad esempio, ai piccoli negozianti, per cui non so, anche il fruttivendolo, di ricevere ordini tramite internet. E alcune realtà l'hanno già messo a regime in meno di 2 ore di attività, per cui dobbiamo sempre dire e capire bene che cosa intendiamo oggi con e-commerce, perché fino a qualche mese fa c'era un po' l'alone di questa, quasi una creatura mitologica, no? Per riuscire a Esatto, sì. realizzare questo grande e-commerce. Oggi, diciamo, scambiamo un po' per e-commerce anche un ordine fatto via WhatsApp e la provocazione è: ma perché non chiamare anche questo e-commerce? Perché alla fine lo è, mandiamo ordini, riceviamo merce. Paghiamo poi online con Satispay o simili. Allora, quindi sì, abbiamo detto appunto perché non chiamare e-commerce anche esatto banalmente un ordine fatto su WhatsApp, quello che può essere il fruttivendolo, il panettiere, appunto parliamo di beni di prima necessità. Questo appunto è tutto applicabile anche sull'editoria, ad esempio tutta l'iniziativa di libri da sport che ha permesso a tantissime piccole librerie indipendenti di continuare a lavorare nonostante il lockdown. Quindi parliamo di un nuovo contatto diverso con il cliente, un nuovo tipo di comunicazione. E in questo senso vorrei che ci spostassimo sull'ambito social e quindi particolarmente, soprattutto focalizzandosi appunto in ambito editoriale, cosa è cambiato tra il prima e il dopo e soprattutto come gli editori e i librai stessi possono costruire una strategia efficace, soprattutto in questo periodo, sulle piattaforme social, magari anche elencando un po' cosa non fare, comportamenti da evitare che possono risultare poco professionali. Allora, di sicuro i social oggi sono, insieme all'e-commerce, l'unico strumento che una realtà imprenditoriale di qualsiasi tipo, e nello specifico, ha a disposizione
disposizione per dialogare con il pubblico. Non c'è più la possibilità né di fare eventi dal vivo di qualsiasi tipo, non si possono più fare le famose presentazioni in libreria. Cioè tutto un mercato e un fermento che ruota intorno agli autori, alle novità, alle pubblicazioni, che di fatto è stato azzerato dal coronavirus. Per cui c'è stata sì una settimana, 10 giorni, un po' di smarrimento, ma i più furbi, anche grazie a una serie di spunti, consulenze che noi e altre persone hanno iniziato a veicolare sulla rete, abbiamo suggerito modalità completamente diverse per fare in questo momento le stesse cose. Per cui applicazioni come Zoom nel giro di pochi giorni sono diventate più popolari di WhatsApp. Nonni e nipoti si sentono su Zoom, non più su Skype. Allo stesso modo, questo vocabolario ha permesso di trovare quindi nuovi canali di comunicazione per replicare quello che accadeva in libreria. Per cui sono tantissimi gli eventi di presentazioni online, di dirette live, di eventi che addirittura permettono una cosa inconcepibile, se ci pensiamo pochi giorni prima del coronavirus, di avere l'editore italiano che fa fare un'intervista all'autore straniero in diretta a tutto il mercato italiano. Cosa che prima, dato che tutti quanti eravamo talmente focalizzati sull'evento fisico, l'autore straniero importante che arrivava in Italia era qualcosa che ci si poteva giocare come gettone una volta l'anno, forse magari in occasione del Salone di Torino o contesti simili. Adesso è alla portata di tutti. E quindi, da questo punto di vista, paradossalmente, il coronavirus ha accorciato tante distanze. Ha scavalcato un muro di obiezioni, sì, ma figurati online chi viene e chi non viene. Siamo stati costretti ad adottare questo approccio, questo meccanismo, questa modalità, ma la cosa interessante a distanza di qualche settimana è che l'abbiamo sdoganata talmente in maniera facile e agile per tutti che resterà. Ecco, questo è un bel regalo da questo punto di vista che ci arriva post coronavirus, cioè il fatto che possiamo decidere in maniera più libera e consapevole di quali eventi fare online, quali eventi fare offline, sapendo che offline avremo molto probabilmente un gruppo più contenuto di partecipanti, mentre con l'online possiamo anche rompere facilmente il muro dei 100-200 spettatori. Cosa che anche in una realtà fisica che funziona è difficile riuscire a creare. È difficile avere una location che può accogliere 100-200 persone, o in alcuni casi anche 500. Mentre online si tratta di un semplice upgrade di una licenza anche solo per un mese. E quindi è fantastica questa opportunità. Sempre sul fronte dei social, la comunicazione deve parlare dei libri, deve far appassionare ancora di più. E il passo successivo, dove proprio in queste ultime settimane si iniziano a vedere un po' delle evoluzioni, è questo connubio tra presentazione online e acquisto online dove possibile, o prenotazione nella libreria fisica e passerò a prenderlo appena riapri, no? Che è anche un bel messaggio, per cui sono nati tanti eventi anche da questo punto di vista, molto belli. Esatto. E quindi sì, appunto, stando un po' su questo piano, appunto, di comunque continuare ad andare avanti con l'attività nonostante tutto, di qualsiasi natura essa sia, che sia in ambito editoriale piuttosto che una qualsiasi altra attività commerciale, non. Parlando di smart working, è una modalità senz'altro che ha avuto tantissimi riscontri positivi in quanto ha permesso di continuare con il proprio lavoro tantissime persone nonostante appunto il lockdown. Tuttavia ci sono anche dei lati negativi, ovviamente, come in tutte le cose. Molte persone hanno soprattutto fatto polemica sul fatto che spesso possa risultare un po' alienante come situazione, e moltissimi si ritrovano a lavorare molto più rispetto al regolare orario di ufficio, proprio perché scompare questo confine tra orario di casa, tempo libero e orario di ufficio. Quindi magari
anche solo se qualcuno lavora per obiettivi, spesso si ritrova a fare 12 ore di ufficio pur stando in casa. Ecco, come si può fare a rendere il più funzionale possibile lo smart working in modo da creare un equilibrio tra le due cose? Allora, intanto è importante cercare di tenere distinti l'angolo dove si lavora e l'angolo dove un po' ci si riposa, ci si rilassa. Per cui può essere proprio utile anche se uno ha un monolocale, e sappiamo anche di tante persone che in questo momento sono a casa in quarantena in un monolocale, anche in questo caso compartimentare magari due angoli diversi del tavolo, oppure da una parte ho il computer e dall'altra ho il tablet, per cui cercare di creare i fisici che possono. Oppure un altro gesto è quello di apparecchiare e sparecchiare la nostra postazione di lavoro, per dare proprio un senso anche a quando entro in una modalità lavorativa e quando poi ne esco. Allo stesso modo, quello che ci può essere d'aiuto è un bellissimo strumento che arriva dall'Agile, che si chiama Backlog o Diary Log, dove sostanzialmente noi il lunedì mattina prepariamo questo foglio A4, A3, con tre colonne: to do, doing, done. E inseriamo una serie di attività nella to do, che è quello che abbiamo come obiettivo da fare entro la fine della settimana. Ci sarà sempre solo un'attività in doing, quindi niente multitasking, a maggior ragione in una logica di smart working rischiamo di polverizzare le nostre energie senza efficacia. E man mano che lo finiamo, il singolo task, la singola attività, la spostiamo in done. Se a un certo punto la nostra attività, che è doing, ci accorgiamo che ci mancano delle informazioni da qualcun altro e che quindi non la possiamo completare, non resta in doing, la rispostiamo in to do. In attesa che arrivino le informazioni, poi la riprendiamo, perché altrimenti vedere una lista di doing, come capita a tutti, perché diventa più difficile avere tutte le risposte al momento giusto, rischia poi di creare una situazione di stress, perché è tutto in doing, in realtà non è mai niente in doing, se non quell'unica cosa sulla quale ci stiamo concentrando. Sì, così appunto si crea un focus e crei una specie di rituale sostanzialmente, ti crei una routine nonostante tu resti sempre nello stesso ambiente, magari, esatto, abbiamo fatto l'esempio del monolocale, quindi esatto. Sì, sicuramente. Ecco, un'altra cosa proprio a questo proposito che ci può aiutare è introdurre nella routine il concetto di massimo 3 macro attività al giorno. Per cui, sì, ovvio che avremo sempre le micro attività tipo rispondere a 10 mail, 4 telefonate, ma tutto questo in qualche modo passa in secondo piano rispetto a quei 3 obiettivi che a inizio giornata ci diamo, che devono essere quindi quel qualcosa, quei 3 tasselli che uno per volta metteremo in doing e che idealmente a fine giornata sono in done, conclusi. Ok, perfetto. Allora, sì, diciamo, adesso che ci avviamo verso la conclusione, appunto abbiamo parlato di queste nuove modalità di lavoro, ma anche solo appunto di incontro, di partecipazione a vari meeting e presentazioni. Che cosa succederà dopo, secondo te? Ovvero, una volta raggiunta il tanto agognato concetto di libertà, senza parlare di fase 2, fase 3, che ne abbiamo sentite fin troppo in questi giorni, in questo periodo abbiamo visto che comunque la maggior parte delle professioni può funzionare permanentemente in smart working, magari semplicemente andando in ufficio una volta a settimana per fare un determinato tipo di meeting o qualcosa di urgente. Perciò, è così come tantissime altre modalità potranno essere mantenute. Quindi, secondo te, che cosa si manterrà e che cosa invece tornerà come prima? Così, come idea generale, ovviamente non possiamo sapere come si evolverà la situazione, però magari ti sarei fatto un'idea. Allora, di sicuro questi mesi ci hanno insegnato che si possono fare delle riunioni a distanza, che la videoconferenza non è qualcosa di strano e antipatico, esatto, che si riescono anche a costruire relazioni e rapporti attraverso il video, anche se è la prima telefonata
che si fa. Per cui tutta una serie di attività di questo tipo sicuramente resteranno, che si possono fare gli eventi online e che eventi online progettati per essere fatti online hanno un valore aggiunto migliore e più alto rispetto allo stesso evento fisico. Non c'è il contatto, ovvio, ma abbiamo tante altre opzioni. Io mi ricordo una delle prassi più frequenti quando si fanno gli eventi fisici era scattare le foto da alcune slide significative dell'insegnante. Online abbiamo il video dell'intera lezione. Vero. Per cui su tanti aspetti c'è proprio la possibilità di guadagnare di più. Per cui, consapevoli di questo, possiamo decidere in maniera più consapevole se e quando ricorrere di nuovo a una serie di incontri fisici e quando in realtà non c'è un vero valore aggiunto nel vedersi di persona fisica, ma allo stesso modo il vedersi attraverso Zoom o soluzioni analoghe compensa se non addirittura semplifica il fatto che c'è meno gente che si sposta sui mezzi, ci mettiamo meno tempo, ottimizziamo più il nostro spazio. Ecco, per cui sicuramente Assolutamente. questa è una dimensione che ne guadagnerà e daremo di nuovo più valore invece alla fisicità, proprio perché la riconosceremo come più preziosa. No? Cioè, Sicuramente. quindi se vuoi farmi passare quest'idea romantica, il rientrare in una libreria fisica avrà di nuovo un certo tipo di sapore che magari adesso un po' si è Certo. persa perché entravamo, hai questo libro? Sì, no, grazie, arrivederci. Mentre questa nuova esperienza, il fatto che entreremo anche nelle librerie poco alla volta, che potremo anche girarci con la persona dietro di noi che è in coda per parlare, darà più umanità a questo Sì. evento. Sarà la cosa di fermarsi un po' di più a parlare con il libraio, che avrà quindi anche più possibilità di dispensare i suoi consigli. E quindi, secondo me, siamo proprio davanti a un cambio molto epocale, cioè non è più un discorso di prima o dopo, oppure ritornare alla vendita come era prima. No, ci si apre un nuovo scenario. Ed Esatto. essendo tutto totalmente nuovo, sta al gioco di tutti muoversi in questo nuovo scenario e scoprire e sperimentare. Come quando, voglio dire, negli anni Ottanta erano nati i primi computer, no? Chi immaginava che nel giro di pochi decenni arrivassimo qua? Siamo più o meno in uno scenario simile, tecnologicamente molto più evoluti, ma allo stesso tempo di nuovo bambini di 3 anni che devono reimparare a Vero. vivere la quotidianità. Vero, vero. Ok, allora prima di lasciarci, una domanda diciamo un pochino meno filosofica, un po' più carina, magari per, esatto, anche per dare degli spunti su qualcosa da fare a chi ci sta seguendo. Vorrei parlare brevemente di solidarietà digitale. Abbiamo visto tantissime iniziative molto belle anche da parte degli editori stessi. E ovviamente sarebbe impossibile fare un elenco e seguirle tutte perché sono davvero tantissime ed è stata veramente una fortuna, diciamo, quella di vivere una situazione del genere in questo periodo storico nel quale abbiamo così tante possibilità appunto di comunicare attraverso la tecnologia e di usufruire di vari prodotti appunto in digitale. Se ne hai magari due o tre che ti hanno particolarmente colpito, delle quali ci vuoi parlare molto, molto brevemente, così, le prime che ti vengono in mente. Allora, diciamo che come dici tu, la lista è veramente lunga, infinita direi, ormai non si contano più. Io stessa avevo provato in un post sul mio blog notepad.it a tenerne traccia, mi sono arreso. Mi sono arreso, diciamo, alla semplicità di un sito gestito da altri ragazzi che ha proprio il compito di raccoglierle tutte. E quindi, dopo pochi giorni, ho semplicemente modificato il mio post dicendo, beh, la lista completa la trovate qua. Di quelle che proprio personalmente mi sono piaciute, sicuramente, dato che io sono un divoratore di audiolibri, il progetto del narratore di consentire ogni settimana di poter scaricare alcuni audiolibri dalla loro biblioteca, notevole. Notevole perché anche a chi non ha
non è abituato a sperimentare con l'audiolibro, dà la possibilità di farlo. Così come il progetto di fare night di Radio Rai in podcast. Per cui questi sono sicuramente delle eccellenze. Per chi ama il cinema, ci sono diverse cineteche che hanno reso disponibile il loro archivio, con dei film che difficilmente magari trovano spazio nella programmazione televisiva, vero, ma che in molti casi sono dei propri gioielli. Mm-hmm. Stesso discorso per chi ama l'arte, perché i musei che hanno aperto le loro porte virtuali sono tantissimi. La San Francisco Library ha addirittura aperto gli archivi della propria biblioteca, così come tante altre biblioteche americane, che hanno dentro codici che hanno 500, 800, 1000 anni digitalizzati, che si possono quindi navigare un po' come se fossimo degli Indiana Jones alla ricerca di chissà quale segreto. Ecco. E tutto questo era impensabile poche settimane fa. Per cui la reazione di tutti, andando molto nel pratico, nel ti do questo servizio gratuito, ha aiutato tanti a non perdersi, ecco, a non sentirsi completamente isolati. Merci. Molto bello, si è dato assolutamente poi il fatto che grazie a queste iniziative abbiamo avuto la possibilità di fare tantissime esperienze che magari fisicamente nella vita al di fuori, nel mondo di tutti i giorni, non avremmo potuto fare, quindi assolutamente questo molto molto bello. E, sì. Allora, grazie Davide per il tempo che mi hai dedicato, grazie mille a chi ci ha seguito anche solo per qualche minuto. E quindi continuate a seguire le interviste di Idea, perché sono piene di ospiti assolutamente interessanti, con tanto da raccontare, si può imparare veramente molto. E io vi saluto e buona giornata a tutti.